Ciao a tutti, sono Davide. Allora, oggi un ospite speciale, un esperto di salumi, Franco Moretti. Attenzione, questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, prima di tutto ve lo presento, così vi salutiamo. Lui è Franco, è un amministratore di ben due pagine Facebook che si occupano di salumi fatti in casa, esatto. Di norcineria, esatto. Diciamo. Vado subito a dire, però vi lascerò poi il link sotto perché è una cosa fighissima e bello, perché ci si scambia un sacco di consigli, ricette, esatto. Dosi, sì. Un sacco di cose. Allora, quello che è neonato, che è appena nato, fra l'altro faccio parte anch'io, addirittura come amministratore. Come amministratore, si chiama Salumi Italiani, i segreti del norcino. E lo trovate su Facebook, comunque sì. Vi lascerò il link sotto, è una pagina nuova. Sì, questo qui è nuovo, fatto di esperti, appunto per dare quelle risposte che gli altri gruppi magari o gli altri corsi che si fanno normalmente non li danno mica. Qua c'è della gente che ha dell'esperienza trentennale e che... E i salumi fatti in casa. No, è molto importante. Guardate che lui è bravissimo, cioè mi fa piacere che riusciamo a collaborare, perché magari rispondi anche a qualche domanda sotto i miei video se ti fa piacere. Ah, certamente, perché ci sono un sacco di domande, ecco. Certo. Mentre invece l'altra pagina Facebook si chiama Salumi fatti in casa, chi lavora il maiale. Esatto. Qua abbiamo 27.000 iscritti, 27.000 anime che lavorano in casa il maiale, si fanno i salumi, i salami, insomma, tanti esatto. tipi. Esatto, questo qui è un gruppo di amatori, tra virgolette. Sì. Qui ognuno posta il suo, fa vedere insomma quello che fa, cioè quello che riesce a fare a casa, una salsicciotta, un pezzo di lonza, insomma, e ci si consiglia, insomma, ci si consulta anche per fare la buona riuscita, no? Perché è soddisfazione. Certo, cioè, fate che è una soddisfazione. Bisogna che portiamo avanti la norcineria, perché la stanno facendo sparire. Esatto. Ed è la colonna portante dell'Italia, no? Esatto. I nostri nonni ci hanno fatto l'economia. Il nostro lustro. Ci hanno fatto l'economia i nostri avi con questa allora, cosa qua. Per la bellezza, nel frattempo, lui mi ha portato tre sue invenzioni. Sì. Perché le ha stagionate, ha preparato, adesso mi faccio dire, sono queste qua che vedete dall'alto, sono delle... Allora, li spiego già. Sì, certo. Allora, questa qui è una coppa con attaccata la cotica. Cioè praticamente sono andato a tirar via l'osso della spalla e gli ho lasciato solo la cotica, la coppa attaccata alla cotenna. Praticamente questo è un pezzo molto difficile da realizzare, dopo vi spiegherò anche il perché. Dopo quando lo tagliamo, quando ti chiedo la marinatura, alcune cose te le chiedo. Esatto, le spezzature e certo. Tutto quanto. Questo qui io l'ho chiamato succhione mantovano. Succhione mantovano, mi è venuto così, oh, che bel succhione quando l'ho fatto. Allora, voilà. E praticamente non è nient'altro che il pezzo del traculo, no, del maiale, quello che dà il codino, passa dopo il prosciutto ed è la parte sopra. Io dopo gli ho dato la classica forma a goccia, perché mi andava di farlo così. E io l'ho fatto un po' alla mia maniera. E questo qui invece è un lonzardo, che di solito io gli do la forma rotonda. Questo qui l'ho chiamato arpa lonzardo, perché gli ho dato la forma, no, classica ad arpa, no? E mi piace vedere me i salumi a mezzaluna, metà carne, metà grasso. Certo. E io ho quel debole lì e ogni tanto li faccio così, no? Vai, quindi è un lonzino. È un lonzardo con attaccato la cotenna e il suo largo, ah, no? Okay, quindi si vedrà il magro della lonza. Certo, e il grasso della schiena. Esatto. Cioè, perfetto. Procediamo. Allora, procediamo con il taglio, perché sono curioso e ho già preparato alcune cosine qua perché è anche ora. Ti faccio fare a te, fai pure. Allora, io guardo oggi, sono. Facciamo un'introduzione. Sono spettatore. Per questo pezzo qui non garantisco. Ah, va bene, ecco. è il bello del fatto in casa. È il bello della diretta, anche perché questo qui è un salume nuovo che non ho mai fatto, è di difficile realizzazione, perché la coppa, quando viene estratta dalla spalla, va legata e messa subito in compressione in maniera che spella meglio i liquidi, certo. E prenda meglio il sale. Questo pezzo qui non è mica stato possibile, perché visto che è ancora attaccato alla cotica o la cotenna, non è stato possibile legarlo.
E se viene bene, vediamo. È fortuna. No, è fortuna, no, perché è un pezzo. Alla fine, tu cosa fai? Lo disossi, poi lo pulisci, sì, lo togli, esatto, alla tua maniera, gli dai la forma, esatto, e poi lo metti in marinatura. E poi lo metto in marinatura, esatto. Questo qui non gli ho dato il pepe, questo qui ho dotato il sistema della grappa con gli aromi in infusione, capito? Cioè, quindi l'ho salata e poi dopo l'ho massaggiata per 3-4 sere, capito? Con la grappa, con dentro timo, alloro, oro, pepe, salvia, rosmarino, insomma. Quindi hai preparato un infuso con la grappa, esatto, e lasciato a mollo. Ho lasciato a mollo le spezie, okay, in maniera che l'hai filtrato. Filtrato e poi dopo l'ho messo sopra, forellato tutto in maniera che prenda, certo, bene. Il sale l'hai messo a sentimento? Il sale messo a sentimento sempre, anche perché la coppa è un pezzo difficile da pesare, il sale, perché dipende anche dall'amarezzatura del grasso. Sì. E sappiamo tutti che il grasso non assorbe il sale. Quindi tu usi sale medio? Sì, sale medio di cervo. Attenzione, perché è non prosultra quello lì. E niente, praticamente massaggiato tutte le sere, perché ovviamente deve espellere i liquidi. 4 giorni. 3-4 giorni. Quindi grosso modo, come dico io, è un chilo un giorno. Sì, con la coppa di solito senza la cotenna faccio mezza giornata un chilo. Ah, e di, okay, solito quando la lascio, questa qui era una coppa di 7 kg con attaccato la cotenna. Adesso mi sembra che sia 5 kg e qualcosina, quindi ha perso un paio di chiletti. E niente. Vai pure. Vediamo, non garantisco, se faccio brutte figure rientra nella normalità della norcineria, perché ovviamente non taglio, lascio così. Fra l'altro devo dire che io, per dire, l'anno scorso ho messo via un culatello, sì, il mio culatello, e l'avevo promesso a un follower che mi viene a trovare spesso in negozio, e sono andato, me l'aveva chiesto metà, sono andato a tagliarlo e c'è venuto il buco. E purtroppo non sono riuscito ad accontentarlo. Vi faccio vedere, poi vi metto anche le immagini. Vabbè, io l'ho pubblicato, può capitare. L'ho pubblicato 2 settimane fa, che ho voluto, per dargli qualche chilo in più al culatello, ho voluto aggiungergli un pezzo di carne che nel culatello non ci va mica aggiunto, e praticamente mi ha fatto il buco. Sì. E l'ho pubblicato anche sul gruppo, perché ovviamente si pubblica la roba bella e si pubblica anche, certo, gli errori, no? Perché servono sempre a migliorare quegli altri, ad aiutare quegli altri e non commetterli, no? Da. Taglia, che sono signore, taglia pure. Non garantisco, eh. Intanto che taglia, vi ricordo, non sottovalutate, lui è veramente bravo, ma ne sa veramente tantissimo. Quindi, se avete qualcosa da chiedere, scrivetelo anche sotto il video, oppure andate a iscrivervi, perché bisogna iscriversi alla pagina. Sì, praticamente bisogna essere accettati. Esatto, bisogna essere accettati. Ok. Allora, dico, questo qui gli ho dato degli spaghi trasversali con della corda di canapa. Dopo l'ho messo in rete e in più gli ho dato anche delle corde di rete elastica. Di corda elastica. Bene, poi dopo, visto che tutti mi chiedono dove si comprano queste reti, questi budelli. Ci sono diversi posti. Dopo magari mettiamo anche dove li compri tu. Ok, vado. Sì. È ancora freschino. Quanto tempo ha questa qua? Questa qui ha 5 mesi. C'ha una piccola imperfezione, visto che la si vede. Probabilmente andava lasciata un altro giorno o due in infusione. Però da come si è attaccata... Ecco, la curiosità è sempre il nero che fa, cos'è? Sì, questo nero qui è che non ha preso bene il sale. Esatto. Praticamente non ha spurgato bene il sale. Cioè non ha spurgato bene i liquidi reflui. Perché, l'ho detto, con il discorso che non si riesce a legare, mettere in compressione... Adesso ti faccio una domanda, sì? Molto importante. Se io adesso ci metto un budello, lo rimetto in stagionatura, funziona? No, perché ormai... In tanti ormai me lo chiedete questa cosa qua. Ormai quello che ha fatto. Perché qua poi è mancanza di sale, doveva stare un giorno più, esatto, in mora, in, esatto, marinatura. Mentre invece se fosse stato tutto regolare e mancava un po' di tempo... Volevo farlo stagionare di più, esatto, si poteva fare. Sì, sì, si poteva mettendoci fare una pellicina, un budello davanti, esatto, e ritornandolo a mettere insieme. In tanti fanno, quando tagliano la pancetta, che vedono che è ancora tenera così, ci mettono sopra un po' di sugno con dentro il pepe, o se no ci mettono sopra il budello e la vanno poi a riappendere. Comunque posso dire che voglio assaggiarlo lo stesso.
insomma, io con le macchie nere così sconsiglio sempre, ne? Davvero? Sì, lasciamo perdere, eh? Vabbè, perché allora, tanto guarda, questo qui è stato un esperimento, cioè, quindi non dobbiamo passare l'idea che quando la roba non è buona c'è bisogno, bisogna mangiarla lo stesso, ecco, okay, cioè, quindi questo qui è stato un esperimento. Sono contento perché il grasso mi è rimasto bello bianco, quindi sì, come stagione è posto, ecco. Poi era anche rosa, l'unica guarda. Roba è un pezzo che si può effettivamente fare, però va più salato secondo me, okay? Non si vede il nero del pepe perché ovviamente non c'è dentro, ma c'è solo l'infusione della grappa con i cosi. E vi dirò che anche il profumo è buono. No, è buono, infatti l'ho sentito anch'io. Sì. Però io quando vedo del nero i salumi. Boh, allora. Evitiamo, lasciamo perdere. Appoggiare qua di lì. Esatto. Questa qui è andata. Da rifare l'anno prossimo. Ok. Speriamo questo di far bella figura. Speriamo. Allora, questo qui è il succhione. Succhione, okay. Il traculo del maiale, ok, sempre con la cotica, gli ho dato sempre i trasversali, ok, l'ho messo in pelli di sugna, okay, e niente, adesso proviamo a vedere con questo qua com'è andato. Taglia il coltello. Marca boia. So dove portare i coltelli, eh? Oh. Questo qui è tanta roba invece. Questo qui però gli manca un pochino di stagionatura anche lui, no? Hai avuto fretta a venirmi a far vedere? Esatto, ho avuto fretta di venirti a trovare. No, va bene. Però questo qui è, ragazzi miei, è tanta roba. Traculo. Pensa che dicono in tanti che questo qui è un pezzo che va bene da fare come lo speck. Affumicato, stagionato. Se non ti dispiace io. Sì, sì, vai pure. È perché. Sì, marca voi. Questo è veramente top. Questo qua secondo me è mezzo due tigelle adesso, perché poi tu lavori qui a Modena, sì. Però poi non sei di Modena. No, io sono di Mantova. Di Mantova. E non faccio salumi, io mi occupo di tutt'altro. Io sono solo un appassionato sbrodolone. Okay. Tiro su perché sennò ungo tutto il pavimento. Aspetta, puliamo bene qua sopra e poi cominciamo ad assaggiare. Perché sì. E poi dopo, visto che da buon tradizione che c'ha. Sì, c'ha dentro la corda, sai, per regalo. Tramandato Giorgino, cosa ha portato? Raccontalo. Un lambruschino che fa un mio amico del mio paese, di San Benedetto Po, che si chiama Fabio Zappellini. Praticamente ha due lauree in enologia, è un ragazzo giovane che si è cimentato a fare questa tipologia di lambrusco qui, che ha già preso dei premi eccezionali. Questa qui è una bottiglia di vino che la trovate solo nei ristoranti chic, praticamente. Lambrusco si chiama La Fiuma ed è un vino che ve lo assicuro che è eccezionale. Se vi capita provatelo, se no contattate Fabio Zappellini. Non ce n'ha sempre, né? Perché ovviamente lui mette l'uva dentro nel vino. Ok. Niente, provatelo se riuscite. Apro. Ah, fa te. Sentiamo perché. Sì, sì, vabbè, ma con una fetta così ci sta. Allora, io non era il coltello adatto, eh. Beh, vabbè. È venuto un po'. Aspetta, che io ho preparato i bicchieri. Uh-huh. C'ho la mano unta, ma. Vabbè, ovviamente. Con dei salumi, un goccino, eh? Sì, non tanto perché devo guidare. Ma che schiumone che fa. Bellissimo. Vado anch'io. Mamma mia, tanta roba. Sì, dolcissimo, è dolcissimo. Questo qui è spettacolare. Questo qui è veramente spettacolare. Un pezzo da fare da. Aspetta. Buonissimo. Adesso poi ti chiedo anche. Buono, a me piace, veramente veramente eccezionale. Allora poi dopo sotto il video vi metto, mi lascerà poi i pesi per chilo, le dosi per poterlo replicare, no? Sì. Ok, se no poi andate anche a vedere sulla pagina Facebook. Sì, sui gruppi è tutto pubblicato. Ok. Lo mettiamo in evidenza qua davanti, mm-hmm. Questo. Qua ci siamo andati molto bene e io apro, vado avanti. Sì, sì. E poi un saluto alla vostra salute
e anche un buon augurio per la nuova pagina Facebook, Saloni Italiani, i segreti del Norcino. Salute. Ovviamente l'ho aperto con Fabio Bilato e Jimmy Lococco, siamo amici di infanzia che abbiamo voluto fare quel gruppo che dà quel qualcosa in più, che dà quel qualcosa in più che dalle altre parti si fa fatica a trovare. Poi c'è un gruppo di esperti, un team di esperti dentro, tra quale c'è anche lui, perché lui ovviamente, come per quanto riguarda i salumi, ne sa, ok? E invece quell'altro è un gruppo d'amatori, e lì con Marco Livecchi, Massimiliano Meleo, Aldo D'Intromo, Gianfranco Maellaro e Alessandro VII teniamo in piedi questa pagina qui di amatori, no? Continuiamo sempre a spronare per andare avanti, no? Per certo. Questa tradizione. E c'è tanta gente che non riesce a fare i salumi a casa, quelli che abitano in città, a Milano, che hanno i palazzi così, e loro sono appassionati e si mettono dentro in questo gruppo qui perché tutti i giorni vengono pubblicate una marea di cose. Però vi ricordo che Davide ha fatto un video dove si può fare lo stagionatore, no? Fatto in casa. Fatto in casa. Voi potete fare questo stagionatore che con una cifra veramente irrisoria, ridicola, potete mettervelo in garage, in cantina, insomma, e potete farvi la vostra... Per uno, per cominciare, lo stagionatore che ho fatto io va benissimo. Come dicevo, adesso lo sto usando non per i salumi ma per i formaggi. Perché... c'è un po' da lavorarci spesso, sì, per variare le temperature, variare l'umidità. Vabbè, chiaro. Okay? Diciamo non ha sensori automatici, cioè, beh, okay, insomma, il noviziato va pagato. Esatto, tu gli dici di fare quello, lui lo fa. Lui lo fa. Però poi dopo devi essere bravo tu, sì, a capire quando. Esatto. Mentre invece lo stagionatore nuovo che abbiamo preso io e Giorgino, che è una figata esagerata, ed è anche abbastanza economico, fra virgolette, perché ci fai delle cose, tu lo fa tutto lui in automatico. Quindi va avanti di temperatura. Logico, beh, che è tutta un'altra cifra. Sì, beh, ma è chiaro. Tutta un'altra cifra. Però dico, se uno c'ha un frigo anche vecchio che non... Può cominciare a fare cose semplici. Esatto. Non i salami. I salami sono difficilissimi da fare, signori. I salami sono difficili. Questi qui, tuttora che li hai salati... Sì. È più facile. Sì. Ok? I salami sono più difficili. Non cominciate con i salami, cominciate con il lonzino. Esatto. Con la provate con un pezzettino, c'è bisogno che fate una lonza lunga così. Sì. Provate con dei pezzettini piccolini, o se no anche con una salsicciotta. Cioè, magari vi prendete il vostro chilo di carne e vedete com'è. Senti, io lo mangio. Sì, vabbè, ma scusa, se disturba. Io ho appena mangiato, quindi te hai appena finito di lavorare, quindi devi ancora... No, perché a me è un orario che sono quasi le 2 del pomeriggio. Io taglierei anche quell'altro. Pronti, perché... guarda. Allora, anche questo... Sì? No, il che questo è buono. Vabbè, aspetta un attimo che adesso che mi hai fatto venire in mente... Ricin-cin. Grande Fabio. Buono. Sì. Però secondo me con dei maccheroni, con del ragù, così, ci sta bene anche con i salumi, perché comunque ne fa 2 o 3 di... ne fa 3, mi sembra. Allora, lonzardo con la cotica, okay. Qui gli ho messo i veli di sugna e gli ho dato delle corde elastiche, ok? Questo qui è un pezzo che difficilmente sbaglio, quindi teoricamente... Io non vado mica a fare delle figure, eh? Non va a succedere. Vabbè. Ah, bello. Tipo questo qua nelle tigelle è una cosa che si scioglie il grasso. Sì. Scusate, c'ho la sveglia del pomeriggio, devo prendere la medicina. Beh, l'abbiamo presa la medicina, no? Anche questo è tanta roba, anche questo. Se te lo vuoi assaggiare. Ah, ok, posso? Sì, posso. Guarda. Posso? Io posso. Bene. Cortelli che non tagliano, ovviamente. Ecco, c'è una cosa molto importante nel discorso dei salumi, è avere un po' di attrezzatura che funziona, perché quando uno si taglia, non si taglia perché il coltello taglia molto, è perché taglia poco. Quando taglia poco, uno spinge, il coltello scivola e ti taglia. Esatto, quando la gente si taglia è perché succede proprio quel lavoro lì. Ci vuole il coltello più sottile. Diciamo che la sua morte è la fettatrice, però oggi abbiamo un po' improvvisato così e va bene, ma
Basta, due fette. Tu, io mangio la pizza, tu mangi la, questo è più sottile. Dai, vabbè, mangio questo che è un po' più grosso, che a me non dispiace. Però questo qui lo mangiamo, mangiato tutti insieme. No, il profumo è buono. Sembra quasi il mio. Sì. Vabbè, no, vabbè, ma c'è lo zino, però è dolce, è buono. Ecco, a me piace vedere la mezza luna. Mezza, mezza magro e mezzo grasso. Anche questo con le tigelle o sulla, sulla polentina calda o nel gnocchino fritto è la sua morte. Scusa, sì. Ah, guarda. Se ne aggiungo un po'. Pronti? Vedi, Dom, andar giù. È notevole, eh? Salute. Direi che per stasera ne abbiamo da mangiare. Sì, ah, a voglia. Due manzi così, c'è cioè, due bei manzi. C'è la metà a dieta, ma come si fa? Sì, per la prossima volta. Dispiace, guarda, dispiace per questo qui. Guarda, no, vabbè. Guarda, morire, alla fine bisogna morire. Sano non ci muoiono. Ma morire di fame, no di sicuro. No, no di sicuro. Assolutamente, proprio nella sì. maniera più assoluta. Va bene, ascolta, io... ti chiederei le dosi, ma le sì. mettiamo sotto il video, mettiamo così non video. Metto il video, così faccio le varie... le tre cose. Questo qua lo quando c'hai quando lo rifai, quando lo rifaccia, quando lo rifaccio, okay. Adesso magari ci provo anche io. Sì, no, questa qui è stata un'idea che mi aveva dato il mio socio, perché io ho un socio con cui faccio sui salami, Giuliano Borghi, che tra l'altro saluto. Ciao Giuliano. Ciao Giuliano. E praticamente mi ha detto dai, proviamo a farla così, vedere come viene, però sono sempre stato un po' scettico, proprio apposta per questo motivo qui, perché la coppa... La coppa è un po' particolare. La coppa, se non si mette subito in pressione quando viene estratta dalla... Hai visto quella che abbiamo fatto con Giorgino, la pancetta coppata? Sì, hai visto? Sì, però vedi che lì la pancetta gliel'hai avvolta. Io l'ho avvolta, sì. Ecco, e la coppa gli avete dato la salatura. Certo. Ecco, era un'altra sì. Invece questo qui, essendo tutto attaccato, tutto attaccato, ecco, fa più è diventato, ed è un peccato, perché adesso al di fuori della macchina verde, okay, della macchina si stava venendo, stava venendo. Cioè, non è un pezzo che c'è da migliorarci sopra, cioè, peccato. Amatorialmente succede a tutti, quindi non c'è più furbo o meno furbo. Allora, intanto io ti ringrazio perché ho pranzato e continuerò a telecamere ferme, a spente, a fare delle prove assaggio, perché è veramente buono. Ricordo, se volete andarlo a seguire, no, se volete andare a vedere chi è interessato, i salumi fatti in casa, naturalmente, vedo che c'è molto, molto interesse nella cosa. Specialmente da chi aveva il papà che faceva, si ricorda, esatto. Insomma, mi manda un sacco di messaggi, un sacco di belle mail, con delle belle poesie anche, sì. di storie passate, insomma, continuate a mandarle perché io le leggo. E, insomma, è un settore un po' particolare, sì. che comunque può tornare utile. Specialmente in questi tempi. Esatto. In questi tempi può tornare utile. Non dico altro perché non si può mai sapere. Quindi vi rinnovo l'invito ad andare a seguire la pagina Salumi Italiani, Segreti del Norcino, e anche l'altra, Salumi Fatti in Casa, Chi lavora il maiale. Esatto. Ok. A me ci sono in tutte e due io. Sì, allora, a me mi trovate in tutte e due le pagine. Sì. E qui lui è amministratore esperto delegato, del gruppo. Sì, amministratore delegato. Quell'altro invece lui sta ovviamente con tutto quello che ha da fare, Davide. Faccio fatica. Cioè, okay. Portate pazienza, ma okay. Cioè, non se vedo che c'è qualche cosa mi inserisco. Ecco. Se no, se proprio. Quindi... Insomma, comunque ci sono. Sì, va bene, Franco, io ti ringrazio di tutto questo ben di Dio. E direi che ti do appuntamento la prossima volta. E poi, se vuoi, facciamo un salume anche fatto insieme, visto sì. che te sei nel Mantova. La salama da sugo? Un salama da sugo non è il mio forte. Non è il tuo forte, però, cioè, perché me l'hanno chiesta, eh? E anche Giorgino non l'ha mai fatta, allora dico, adesso troverò qualche Ma sai, la salama da sugo è una ricetta ferrarese.
nessun ferrarese ti dirà mai la ricetta, perché vabbè, i ferraresi però... sono molto, però io ce l'ho un amico che è Jimmy Lococco, che adesso lo spremo, glielo domando. Sì, perché poi vuole stagionato un bel po'. È stagionato, adesso so, mi avevano detto più o meno la procedura, però possiamo arrivarci, dai, a cercare di imitarla, dai. Va bene. Proviamo, oppure proviamo. Anche un ci troviamo a fare un salame tipico mantovano, sì, o sì, qualcosa insieme. Sì. Anche il prete, quello lì, il cotto, quello lì che te l'ho fatto vedere, sì, che è disossando la sparca, anche quello lì è venuto molto buono. Insomma, di salumi basta avere un po' di fantasia. Sì, hai riempito il telefono di poco. Ce n'è, che ce n'è per sempre, ce n'è. Va bene, signore, un saluto da Davide e Franco, direi che ci possiamo vedere al prossimo video. Vi aspetto su Facebook assieme a Franco. E sul suo canale YouTube. Sul canale YouTube, va bene. Okay. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi anche sugli altri social. Okay. Ciao! Ciao a tutti!